ragazzi e ragazze, ben ritrovati. Io sono Claudia e questo è Creativamente. Oggi sono qua per presentarvi un filato nuovissimo, proprio appena arrivato, che è della Staffil ed è un filato che si chiama Spongy, che come potrete capire dal nome è un filato spugna. Voi mi direte, che cos'è questa cosa? È un filato veramente nuovo, molto particolare, e io non vedo l'ora assolutamente di iniziare a lavorare, perché è un filato adatto a realizzare le spugne da bagno, che poi potete usare a lavarvi. Ed è appunto un filato apposta. Viene venduto in gomitoli da 25 grammi, che contengono 45 metri di filato. Si lavora con un uncinetto numero 4 oppure ferri 2-3. Veramente, vedete, anche qua c'è scritto filato spugna, adatto a realizzare le vostre spugne. E cosa c'è di meglio nella stagione estiva di realizzare delle spugne simpatiche con questo nuovo filato all'ultimo, proprio ultima moda, ultima novità e anche molto particolare? Si possono realizzare dei regalini veramente molto, molto originali e assolutamente nuovi e mai visti. Questo filato è disponibile in tanti altri colori, ovvero giallo, arancio, rosso, che è questo qua che vi sto facendo vedere, un verde, un verdone scuro, un verde acqua, viola, corallo, un azzurro e un blu avio, nero, beige e bianco. Veramente tantissimi colori da sbizzarrirsi per poter realizzare le spugne che più ci piacciono. Ne ho viste tantissime realizzate, alcune a forma di frutta, chi faceva l'anguria, chi faceva la mela, la banana, bellissime, veramente molto spiritose, proprio belle. E noi invece oggi in questo tutorial, oltre a presentarvi questo filato, vi farò vedere come realizzare una spugna a forma di polipo. Spero che questo progetto vi piaccia e soprattutto questo filato che vi incuriosisca. Secondo me è veramente da provare almeno una volta, anche per fare un regalino ai bambini, ma non solo, perché cioè, è veramente bello, si possono realizzare qualunque cosa, si possono anche realizzare i guanti a forma di spugna, che è anche un'altra idea per poter lavare sia i nostri amici a quattro zampe e sia noi stessi, no? Sotto la doccia sono bellissime. Si possono realizzare anche quelle spugne che andavano di moda qualche anno fa, che sono quelle rouge molto un po' vaporose, no? Con questo filato potete realizzare voi le vostre spugne, però la cosa più bella appunto è poterle realizzare di forme spiritose e un po' inusuali appunto. Come sempre vi ricordo che questo filato lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it, quindi mi raccomando, approfittate dell'occasione, vi lascio in descrizione il link e c'è anche un'offerta per incentivarvi a provarlo, appunto, quindi c'è un'offerta sul prezzo, andatela a scoprire, sempre vi lascio il link. Ok, quindi mi raccomando, costa 2 euro a gomitolo e se ne prendete 3 gomitoli pagate solo 5 euro, quindi avete pure lo sconto. Mi raccomando, provatelo, io ve lo consiglio. E adesso appunto vi lascio il tutorial e vi faccio vedere come realizzare questo polipino spiritoso. Allora, questo è dunque il pupazzetto che andremo a realizzare oggi in questo tutorial. Non mi perdo più in chiacchiere perché ne ho già fatte troppe, quindi vi lascio direttamente alla realizzazione. Vi dico solo che sulla pagina Facebook troverete il video dove proveremo a usare proprio la spugna, quindi con l'acqua e il sapone, e vedere come funziona. Quindi per rimanere aggiornati seguite anche la pagina Facebook, in descrizione trovate tutti i link. Quindi, per realizzare questa spugnetta ci occorre questo filato nuovo, un uncinetto numero 4 con cui andremo a lavorarlo e un segnapunti. Allora, iniziamo subito il nostro lavoro facendo un anello magico, all'interno del quale andiamo a lavorare 6 maglie basse. Dopodiché tiriamo il cordino e facciamo chiudere il nostro anello in questo modo. E adesso su queste nostre 6 maglie basse dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse per ogni punto, fino ad ottenere un totale di 12 maglie basse. Quindi all'interno di ognuno di questi punti vado a realizzarne 2. Vedete, uno nello stesso punto, un altro.
realizzati i 12 punti bassi, possiamo andare poi a inserire il nostro marker. Possiamo inserirlo nell'ultimo punto, qua così. Adesso nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa da sola nel primo punto e due maglie basse nello stesso punto in quello seguente, quindi in quello seguente ne realizzo una maglia bassa che l'ho già fatta, nello stesso punto vado a lavorarne un'altra, una seconda, poi di nuovo lavoro una maglia bassa da sola, nel punto accanto invece ne andrò a lavorare due nello stesso punto. E così via per tutto questo giro. Quindi adesso di nuovo una singola. E poi di nuovo due. Se avete completato il giro in modo corretto, quando arrivate qui nel marker, che dovete toglierlo, nel punto del marker, dovete concludere con un aumento. Il prossimo giro andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa nel secondo punto e due maglie basse invece nel terzo punto. Quindi lavoriamo due maglie basse e nel terzo punto facciamo un aumento. Dobbiamo lavorare tutto questo giro per ottenere un totale di 24 maglie basse al termine del giro. Quindi una maglia bassa singola, un'altra nel punto seguente, un aumento in quello dopo ancora. Di nuovo due singole, un'altra singola, in quello accanto invece vado a fare l'aumento. Proseguo così per tutto il giro e nel punto dove avete il marker vi ricordo che dovete sempre finire con l'aumento. Nel giro seguente andiamo a lavorare tre maglie basse da sole nei primi tre punti, quindi una, due e tre. Nel quarto punto andiamo a fare un aumento. Poi lavoriamo di nuovo tre maglie basse nei tre punti seguenti e in quello dopo ancora andiamo a fare un aumento. Proseguiamo così per tutto questo giro. Adesso, una volta terminato anche questo giro, per i successivi 4 giri dobbiamo andare a lavorare le maglie basse così come si presentano, cioè una maglia bassa per ogni punto sottostante, per 4 giri consecutivi. Una volta realizzati anche questi 4 giri di sole maglie basse, adesso nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare 3 maglie basse nei primi 3 punti. 1, 2 e 3. E poi dobbiamo andare a fare una diminuzione. Quindi prendiamo questa maglia bassa qui ma non la chiudiamo, andiamo nel punto successivo, tiriamo sull'asola e poi le chiudiamo tutte e due assieme. In questo modo abbiamo fatto una diminuzione. Di nuovo 3 maglie basse nei successivi 3 punti. E poi una diminuzione dove chiudiamo assieme praticamente due punti, in questo modo. Dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro, quindi 3 maglie basse e una diminuzione. Nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare invece 2 maglie basse nei primi 2 punti, quindi una e una, due, e poi andiamo a fare una diminuzione, sempre chiudendo quindi questi due punti assieme. Due punti li andiamo a lavorare a maglia bassa, in questo modo, e poi facciamo una diminuzione. Voilà, di nuovo lavoriamo due punti, e poi facciamo una diminuzione. E proseguiamo così per tutto questo giro. Terminato questo giro, io vi consiglio di mettere una piccola quantità di imbottitura, ovvero ovatta sintetica, all'interno della vostra testolina perché sia leggermente più informe. Nonostante sia una spugna che poi andrà bagnata a contatto col sapone e quant'altro, l'ovatta sintetica non ha nessun problema, non patisce e quindi secondo me
mettetela pure tranquillamente, non magari non tantissima, ma un briciolo che gli consenta di stare in forma. Una volta terminato quindi il giro e messa l'ovatta, dobbiamo andare a fare ancora un ultimo giro di chiusura, dove andremo a lavorare una maglia bassa e poi andiamo a fare una diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione. E proseguiamo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro possiamo staccare il filo perché abbiamo terminato la testa del nostro polipino. Adesso vediamo come andare a fare i tentacoli. Per fare i tentacoli ci serve di nuovo un anello magico. Andiamo a lavorare 6 maglie basse all'interno dell'anello magico. Stringiamo assieme. Voilà, e adesso come prima andiamo a lavorare 2 maglie basse per ogni punto sottostante fino ad ottenere un totale di 12 maglie basse. Terminiamo il giro con un punto bassissimo. In questo modo. Adesso andiamo a lavorare 10 catenelle. Dopo aver lavorato queste 10 catenelle andiamo a farne altre 3, che sarebbero la nostra prima maglia alta, perché all'interno delle 10 catenelle che abbiamo realizzato prima dobbiamo andare a lavorare 3 maglie alte per ogni catenella. Quindi io adesso qui ho già fatto la prima, che sono le 3 catenelle, vado a lavorare la seconda e la terza. Mi sposto nel punto a fianco e vado di nuovo a lavorare altre 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. Mi sposto nel punto a fianco e lavoro di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto. E proseguo così per tutte le restanti catenelle. Lavorato il primo tentacolino, sono qui con l'ultima maglia alta che ho fatto, mi sposto nel punto a fianco a quello dove sono partita a fare le catenelle, quindi non nello stesso punto ma in quello a fianco, e vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso sempre con una maglia bassissima mi aggancio al punto seguente in questo modo e vado di nuovo a fare 10 catenelle. Più le 3 che sono la prima maglia alta e ripeto la sequenza dove per ogni catenella vado a lavorare 3 maglie alte nello stesso punto. E così via fino al termine di nuovo del giro e del secondo tentacolo. Terminato il secondo tentacolo, di nuovo ci andiamo ad agganciare nel punto seguente con un punto bassissimo, ci spostiamo nuovamente di un punto sempre con una maglia bassissima e ripetiamo la sequenza delle 10 catenelle per poter realizzare il terzo tentacolo. Alla fine dobbiamo proseguire così lungo tutto il cerchio e dovremo ottenere 6 tentacoli. Una volta realizzati tutti e 6 i tentacoli dovete staccare il filo perché abbiamo finito, ma tenete una agugliata bella lunga perché da un'estremità dovrà essere infilata in un ago, perché ci serve per andare a cucire assieme e ad unire le nostre due parti. Quindi qui c'era il codino d'inizio che lo lasciamo accartocciato qua e lo nascondiamo all'interno. Posizioniamo
La parte centrale esattamente in corrispondenza del foro che avevamo lasciato nella nostra testolina. E dopodiché con l'ago andiamo ad agganciare sia la nostra testolina che i nostri tentacoli. Cioè, sia la nostra testolina che i nostri tentacoli, scusate. Ok. E tiriamo per bene, quindi adesso di nuovo vedete, agganciate sia un punto della vostra testolina sia uno dei tentacoli e fate scorrere il filo ancora. E proseguiamo così fino alla fine. Passato il corpo ai tentacoli, come ultimissima cosa dobbiamo andare a disegnare degli occhi. Ho preso del filo nero che avevo a casa e dopodiché vado a ricamargli una X per occhio. E voilà, il primo occhietto fatto, vado poi ancora a fare il secondo. Voilà, guardate, il nostro polipino è giunto al termine, la nostra spugnetta, la nostra prima spugnetta è stata realizzata e io ho avanzato questo dal gomitolo, vedete, ho ancora avanzato un po', quindi un gomitolo mi è servito a fare questa spugnettina qua, che comunque è già abbastanza grossa, quindi potete realizzare tantissimi altri animaletti, potete fare la balenottera, la tartaruga, la stella marina, ma anche pupazzi di cartone, addirittura lo stesso SpongeBob, tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Come vi dicevo all'inizio, magari anche i guanti per lavare i vostri amici a quattro zampe. E spero che questo video vi sia piaciuto, che il prodotto vi anche. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo conosceva già oppure no, se l'avete già provato, se invece lo provate, ma mandatemi le foto sul gruppo Mari le amiche uncinettine delle vostre creazioni. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao!